Faccio un po' da moderatore in questa fase iniziale, sono alto ma non fino a questo punto. E lo faccio per darvi un saluto affettuoso, io parlerò poi come di consueto alla fine, però mi corre l'obbligo, certamente non presentare una persona che vive qui, in Piazza Croce, alla via Torino, nella parte alla mia destra. Una persona che mi è stata vicina in questa competizione elettorale, che conoscevo da tempo e che ha dimostrato di avere grandi capacità, non soltanto come madre e come moglie, ma sicuramente delle qualità professionali non comuni, che dimostrano ancora una volta come in questo paese vi siano tante persone con qualità importanti che sono state sempre messe da parte e alle quali non è stato dato il giusto spazio. Noi riteniamo con la nostra lista Progetto Futuro di valorizzare tutte quelle persone che non hanno potuto in questi anni esprimere il meglio di sé. È per questo che vi chiediamo ancora una volta il consenso, perché attraverso il nostro e il vostro impegno riusciamo finalmente a rilanciare questa comunità su basi nuove e su basi concrete. È per questo che do subito la parola alla mia amica Rosalba Esposito Tortoretti. Sono un po' più bassa. Intanto una buonasera a tutti. Io grazie per questo caloroso applauso. Ho atteso di iniziare i miei interventi proprio in questo quartiere perché è in questa piazza, perché questo è il quartiere che mi ha vista crescere e questo è il quartiere che mi conosce e che sa. E Rosalba è una persona molto riservata che non ama mettersi così in pubblico, esposta in questo modo. Quindi spero di non essere colta da graduali emozioni nel contesto. Questa sera però sono stata chiamata ad esprimere, e sono contenta di averne la possibilità, esprimere il mio parere, potermi esprimere per una giusta causa, perché il bene della nostra comunità è una giusta causa. Vorrei iniziare aprendo una parentesi che prometto di richiudere nel giro di pochissimi minuti, perché quello che ci interessa è quello di parlare, la cosa che ci interessa è quella di parlare di programmi e di parlare di quello che vogliamo realmente fare. Però quando c'è da dire qualcosa, è mia riflessione personalissima, bisogna farlo. Io comprendo che in questa campagna elettorale bisogna confrontarsi, bisogna fare degli attacchi, ci possono essere degli attriti, dei conflitti che però non devono mai scavalcare una soglia importante, che è quella del rispetto dell'uomo. Bravo! Perché l'attacco diretto alla persona non è mai gradito e non si può tollerare. Ora, tanto parliamo di rispetto dell'uomo, tanto parliamo di coraggio, di correttezza, di libertà di espressione, di educazione, e mi riferisco a delle frasi che ho ascoltato ieri sera in un comizio tenutosi proprio su questa piazza dal candidato a sindaco Massimo Battaglia. Io ora voglio dire, questo è stato un confronto diretto e un attacco diretto ad un nostro sostenitore, Rosario Fricano, che sicuramente non è uno di quelli che ha fatto inciuci per mantenere la poltrona, questo lo devo dire. Quando cammini dormi, quando leggi non capisci. Ora, nemmeno i tuoi sostenitori, Massimo Battaglia, ti hanno applaudito da questo punto di vista, a questo tipo di pronunce. E se sono questi gli interventi che devi fare, a mio personalissimo parere, fanno benissimo a non farti parlare. Perché non solo hai offeso a livello personale, ma tra l'altro queste offese non sono nemmeno servite per smontare il discorso che aveva fatto Rosario, cioè non c'entravano proprio nulla con l'interesse.
l'intervento di Rosario di quella sera, quindi sono state totalmente inutili. E tra le altre cose, dico una cosa, me la chiedo come se la sono chiesti in tanti: ma sicuro che sei tu il candidato a sindaco? Perché in questa sera non ho sentito la tua voce, ho sentito la voce di qualcun altro, di Sanzo, quindi mi era venuto proprio il dubbio, un dubbio lecito. Grazie a Dio, dico, siamo in democrazia, con educazione e con rispetto tutti possiamo dire la nostra, possiamo esprimerci. E io sono un cittadino che sta parlando a nome di una buona parte della comunità, della cittadinanza, ma soprattutto che sta parlando con la sua testa e con le sue parole, perché come dice sempre il professore Pedalino, e che si scriva con la P maiuscola, con la P minuscola, sempre professore resta. Dice sempre che se parli con la testa e con il cuore, le persone ti ascoltano, le persone ti sentono quello che vuoi dire. E in merito a questo voglio raccontarvi un piccolissimo aneddoto di questa mattina. Il professore questa mattina mi ha chiamata ribadendomi e comunicandomi che questa sera ci sarebbe stato questo intervento in questa piazza. Io allora, tenuto conto, gli ho detto: professore, ma dobbiamo un attimo incontrarci, dobbiamo concordare. Il professore mi ha detto: no Rosalba, ma cosa dici? Io voglio ascoltarti in diretta, io voglio ascoltare quello che tu hai da dirmi, quindi voglio sentire quello che tu senti e quello di cui sei libera di parlare. E io, a me sta insegnando tantissimo il professore, ed io da allieva voglio ringraziarla, e ringraziarla anche a nome di tutti noi, perché siamo fieri realmente del suo coraggio. Ognuno di noi quindi ha diritto di dire la sua, ed è proprio di questa libertà che questa sera voglio parlarvi. In questi giorni mi sono trovata con moltissime persone, per forza di cose, che adesso facciamo anche il porta a porta, non eravamo abituati, ma ci siamo addentrati a casa delle persone, abbiamo ascoltato lamentele, abbiamo ascoltato critiche, abbiamo ascoltato soprattutto la disperazione di tante mamme che tengono a casa i loro figli o i loro mariti, che sono pronte con le valigie perché hanno voglia di evadere da un territorio che purtroppo non riesce a dare delle speranze. Ora, dico io, ho sentito parlare in queste sere di progetti faraonici, di progetti a lunga gittata, progetti per i quali forse capiremo la verificabilità da qui a 3 legislature successive. Forse, non ne sono nemmeno sicura. Non si è capito che qui c'è bisogno di interventi immediati, di interventi che possano, cioè miracoli non ne fa nessuno, ma quantomeno che possano creare delle opportunità, degli spazi affinché il nostro territorio possa essere reso vivibile e non itinerante, possa essere reso non un luogo di passaggio, perché di questo si tratta in questo momento. Ora, dico, se le persone un giorno saranno in grado di fare la spesa tutte e non solo alcune, allora sì, potremo parlare pure della costruzione della Torre Eiffel al posto della Torre Roccella. In queste sere ho sentito parlare di, e in questi giorni, ho sentito parlare di illusioni, perché rimangono quelle, di curricula distribuiti, di persone che chiedono il curriculum, e io spero che le persone si rendano davvero conto che si vuole comprare la loro libertà per il periodo elettorale, perché poi vi saluteranno e vi diranno: ci siamo visti in questo momento e ci rivedremo alle prossime elezioni, e non possiamo soccombere a questo tipo di politica. Non se ne può più. Possiamo adoperarci invece affinché possiamo riuscire a trovare le condizioni, le opportunità
perché questa terra possa essere di nuovo ridente, perché il nostro territorio è davvero bello e dobbiamo cercare di sfruttarlo al massimo. A questo proposito voglio soffermarmi su una parte del nostro programma che mi interessa particolarmente, non perché io sia un insegnante, ma perché ne ho esperienza da circa 12 anni e quindi, anche se a volte i titoli non fanno le competenze operative, altre volte sì. E vorrei parlarvi di formazione, informazione e orientamento al lavoro. All'interno del programma Progetto Futuro abbiamo descritto uno sportello Informa Giovani. È uno sportello nel quale verranno investite delle personalità, delle competenze che hanno esperienza nel settore e che, vorrei ribadire, faranno tutto questo a titolo gratuito, perché esiste ancora il volontariato, esistono ancora persone che vogliono spendersi e che vogliono mettersi al servizio della comunità. Noi abbiamo una comunità di giovani che possono essere indirizzati in questo momento, che possono ritrovare quella collaborazione con le istituzioni che è venuta a mancare negli ultimi tempi. Quindi questo sportello potrebbe essere una guida efficace, potremmo servirci di collaborazioni con agenzie interinali, quali ad esempio la Decco, la Medias, Italia Lavoro, sappiamo come muoverci e sappiamo quello che dobbiamo fare, addirittura come mi diceva il nostro collaboratore e che ha ideato questo tipo di progetto, Giovanni Cascio, al quale voglio fare un ringraziamento. Possiamo rendere attivo questo servizio addirittura dai primissimi giorni successivi all'insediamento, qualora il buon Dio ce ne dia la possibilità. E io volevo dire che siamo davvero carichi in questo momento di progettualità, di voglia di fare, di voglia di spenderci, perché tutto possa essere reso possibile, però questo lo dobbiamo fare tutti insieme, dobbiamo darci una mano e tutti insieme il 9 e il 10 giugno dobbiamo scegliere un'alternativa valida, un'alternativa libera da costrizioni e un'alternativa credibile. Un'alternativa che ritengo il nostro paese meriti di avere. Quindi il 9 e il 10 giugno votate la lista Progetto Futuro e votate Giuseppe Pedalino, candidato a sindaco. Bravo! Grazie.